tante cose. Grazie, grazie. La per te, questa cosa quando, quante volte te l'hanno detto, sei bellissima? Dipende poi da chi te lo dice, perché poi te lo possono dire miliardi di persone, ma se non te lo dice la persona che ami, non ti senti mai bella. E tuo marito quante volte te lo dice al giorno? No, al giorno allora. No, devo dire all'inizio, sì, adesso dopo 27 anni che stiamo insieme, un po' meno, però no, ci sono delle volte dove io magari mi metto e mi guarda e fa... quanto sei bella, meno male. E tu quando lo guardi pensi quanto sei bello? Io vedo, l'amore rende bello non la persona, ma proprio il fatto dell'esistenza. È vero. Il fatto dell'esistenza, che esista una persona che ti renda felice, che ti faccia battere il cuore. E ti fa battere il cuore dopo 27 anni? Sì, il cuore non smette mai di battere. Quando, credo che l'innamoramento duri tutta la vita, poi prende forme diverse, però il fatto è di condividere, di costruire, e il fatto di, noi quest'anno abbiamo festeggiato 25 anni di matrimonio, anche quella è stata un'emozione unica, ci siamo ritrovati a piangere tutte e due perché ci siamo risposati, proprio ho voluto risposarlo perché secondo me è stata la prima volta vera, perché 25 anni fa ero troppo ragazzina, a 25 anni ci sposiamo, che bello, il matrimonio, la festa. Tu perché l'hai scelto 25 anni fa e perché sei tornata a sceglierlo dopo 25 anni? 25 anni fa l'ho scelto perché mi faceva ridere, mi faceva tanto tanto sorridere e 25 anni dopo l'ho scelto perché lo conosco così com'è e poi l'avrei riscelto perché è il papà di Giulia che avrei sempre voluto per lei. E quindi per me è quella la cosa più importante in assoluto. Ed è molto bello raccontare la tua storia, Maria Grazia, perché ci sono una serie di innesti un po' casuali, un po' voluti, che però insomma ci fanno pensare che forse delle volte in alcune vite c'è un disegno. C'è questa cosa molto divertente del tuo essere bellissima, che non potevi fare la modella perché avevi un seno troppo abbondante. è vero, troppo, quindi non entravo nei vestiti, volevano farmi operare. Chi osò dire a Maria Grazia Cucinotta, opera del seno, deve soltanto scomparire dalla faccia della terra, chi te lo disse? Perché quelli dell'agenzia, perché comunque andavo bene fisicamente, però ero fotogenica, però non entravo alta, ma non entravo dentro questi vestiti. E quindi mi hanno detto, se vuoi fare la modella, questo è. Come sono fuori moda, come sarebbero stati fuori moda. Però questo fatto ti porta a scegliere altre strade per la tua carriera e vieni provinata da Renzo Arbore. E arrivi, niente po' di meno, che a Indietro Tutta, programma che tutti noi ricordiamo, abbiamo tanto bisogno di ridere in questi giorni. Di stare bene, di pensare anche... con nostalgia a qualcosa del passato che ci ha fatto stare bene. E la rivediamo, Maria Grazia, Indietro Tutta, eri una delle guardiane. Delle guardiane di Pisapia. Vediamo. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, cosa ricordi di Renzo, di quel programma che è rimasto storico nella memoria di tanti? Beh, è stata la prima cosa mia televisiva, sono arrivata a Roma grazie a quel programma, sono entrata nel mondo televisivo grazie a Indietro Tutta e ho conosciuto mio marito grazie a Indietro Tutta, quindi adesso c'è tutto arriviamo. Un insieme di adesso di ci arriviamo, c'è anche questa scaletta che appunto che si lega anche questa a tuo marito, poi vi spiegherò perché. Questa è una scaletta originale di Indietro Tutta, questo foglietto rosa come la camicia di Maria Grazia, e la cosa divertente è la scaletta, sono i brogliacci con i quali noi mandiamo avanti i programmi, e la cosa divertente c'era scritto attenzione Pisapia si inserisce quando vuole, cioè c'era un processo creativo molto forte, sì, no? Lì si improvvisava, non c'era un... c'era uno straccio di copione, però poi alla fine da una parola si innescava un discorso.
discorso, da un discorso si passava a un'altra cosa e quindi eravamo tutti lì in stand by pronti a intervenire, ma loro erano dei grandi, era uno spettacolo, io sono stata felice perché ogni giorno mi guardavo uno spettacolo, ero una spettatrice più che una protagonista. E imparavi anche tante cose, ma tantissimo, immagino. Tipo come si muoveva e che cosa era la vera creatività, perché loro sono finita in un calderone dove la creatività era e poi è arrivata da Messina giovanissima, com'è stato l'approccio, diciamo, sei partita subito al massimo? Ma non me l'aspettavo, non me l'aspettavo, perché comunque non mi aspettavo un successo del genere ed è logico, ero anche impreparata. Ero già felice del fatto di essere dentro la televisione, quindi tutto il resto per me era un regalo. Era un regalo, sì. No, stai tranquilla, io a me casca sempre tutto. Ma però tu sei una. Stavo pensando, perché penso sempre, quindi mi distraggo e faccio. Sono sempre troppe cose insieme. Perché stavo pensando mentre tu parlavi che tu però sei una felice della vita in generale, vero? Sì, io sono un entusiasta della vita. Mi deprimo 3 secondi e poi mi passa subito tutto, perché comunque secondo me la vita ti dà la possibilità ogni giorno di poter recuperare quello che non è fatto e comunque vivere esperienze diverse, ed è meraviglioso. E che cos'è che ti fa deprimere invece? Ma le delusioni, ci sono quelle piccole succede. Delusioni legate a delle aspettative che poi non sono quelle, quindi magari mi abbatto e poi però io mi ricarico, cioè ogni volta che mi arriva una ferita mi dà più forza per poter andare avanti, non sono quella che dice ok, colpa degli altri, no, anche colpa mia, la maggior parte delle volte e sono mie le colpe per aver valutato male, per aver agito troppo distinto, per aver sottovalutato magari delle cose che andavano invece valutate in un modo diverso. Ma ti colpevolizzi oppure semplicemente razionalizzi? Beh, entrambe da una parte, non sono quella che accusa, cioè accuso gli altri, magari, però li puoi accusare, tante volte dice colpa sua, però è colpa mia anche perché non avevo valutato bene l'altro, di conseguenza le colpe sono a metà a volte. Va bene, ma si possono commettere errori di valutazione, sì. E indietro tutta compare un giorno anche Massimo Troisi, che sarà poi tanto importante per la tua vita professionale, lo vediamo perché questo pezzetto è veramente un piccolo capolavoro. Alzalo. A me. Allora. Quello è Massimo Troisi. Ha sbagliato, si tratta, diciamolo. La televisione non sbaglia mai. L'ha detto la televisione. Ma quello è uguale. Non è. Cioè non è perché non ci credo. Rossano Brazzi. Come non è? Allora avete sbagliato. Lei è Rossano Brazzi. C'è scritto qua. Rossano Brazzi. No, non c'è niente. Facciamo un applauso a Rossano Brazzi, che è qui con noi. Caro Rossano. 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 Ma perché ti dispiace di essere Rossano? No, io sono d'accordo. Giocate, le sono figure se si può sbagliare. Però, cioè, pure dalle indicazioni, io ero convinto, io non volevo proprio unica, veramente. No, scusa, Rossano, ma insieme a fare la fotografia. Rossano, sei qui e da tanto tempo che mandi degli schermi. Ma che Rossano? Quante donne hai avuto? Non so Rossano Brazzi. Sei un Latin Lover più famoso nel mondo. Sì, no, sono Rossano Brazzi, perché lo dice la televisione. E ti conviene pure? Lui è conosciuto all'estero, dove si vede ancora sconosciuto. Infatti a me mi conviene, ma non so Rossano Brazzi. Sì, c'è scritto qua. Ma io non ho avuto tutto questo, io non ho avuto... Facciamo un applauso a Rossano! Ma tu, chissà come nacque questa idea geniale sul povero Troisi messo in mezzo su Rossano Brazzi. Non lo so, guarda, anche perché poi comunque la scaletta c'era, ma era top secret, la sapevano solo loro. Però sono stati geniali, perché poi veramente loro da lì improvvisavano, quindi non sapevi mai. Ti conviene essere Rossano Brazzi? Ti conviene essere Rossano lì Brazzi? A Los Angeles con tante donne. Qualche altro minuto di Troisi a Domenica Inn. No, a giuristi ci stanno sempre le categorie lavoratori, no? Sì, stasera sono i fioristi. i commessi, gli apicoltori, abbiamo le guide alpine. Cioè, che significa i disoccupati a Domenica Inn non verranno mai? Sono tagliate fuori, cioè oltre che a chi le dà una sfortuna non fatica, manca la soddisfazione, ci paga a Domenica Inn, almeno
ma distraggono poco. Allora cosa dovrei fare secondo te? Invitala, no? Se fa una categoria, chi lo tocca il tuo settore proprio. Abbiamo ricevuto molte telefonate da parte di donne, dicevano perché non è venuto Massimo Troisi la scorsa settimana. Quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi? A me è l'ultima cosa che non capisco io. Cioè, tu come te lo spieghi? Che significa? Come per dire tu fai schifo, come ti spieghi questa cosa? No, che piace come ti spieghi il fatto che tu piaccia? Come te lo... come... Ma non me lo spiego, Pippo, è una cosa normale. Uno è uomo, piace alle donne. Se è donna, piace all'uomo. Se è... Cioè, se mi avessi ritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavalli che diceva, noi ci, ci piace Troisi. Allora dicessi, ma Pippo, come te lo spieghi? Che poi lui, diciamo, è rimasto nel cuore non solo perché ci faceva ridere, che ci fa ridere, come ci hai detto tu giustamente, poi lo amiamo, ma perché aveva questo candore, era così davvero? Era così come lo vedevi, lui non recitava mai, cioè anche sul set, poi alla fine era così. E quindi questa sua semplicità, questo suo modo di essere era per tutti, cioè non c'era, piaceva ai piccoli, piaceva ai grandi, perché comunque faceva sorridere. Tu come sei stata scelta per il postino? Come andò? Io ho fatto tipo 3, 4, 5 provini. E fino a quando non siamo rimaste, credo in 2, 3, però non ho mai saputo chi fossero le altre. E poi un giorno io ero insieme al mio ufficio stampa, Angelo Perrone, e chiamarono e dissero, guarda, t'hanno preso per il ruolo. Sai quando non ci credi? Io fino la prima settimana sono arrivata sul set e per una settimana ho girato senza neppure crederci. Ero talmente scioccata dal fatto di essere riuscita a prendere un ruolo così importante, di stare in mezzo a tutti loro che... era subentrata quella sorta di shock che dopo un po' mi ricordo c'era Michael Radford, viene e mi dice se non ti svegli veramente ti mando via. Poi arrivo subito a Troisi e dice non ti preoccupare, nessuno ti manda via, stai tranquilla, tu devi essere tranquilla, respira e fai le cose come le fai normalmente, non devi quindi recitare. Protettivo anche. Molto protettivo. So che l'ultima scena l'avete girata quando lui era già morto. L'ultima scena che era la scena dell'arrivo di Philippe Noiret, che tornava, Neruda tornava dopo anni della sua mancanza, era lui, Massimo non c'era più e non c'era più neppure nella scena, era la scena dopo, e quindi ti devo dire che è stata talmente vera e talmente difficile riuscire a farla, perché poi comunque ci interrompevamo perché sia Noiret è stato veramente, per lui è stato un grandissimo dolore, sia lì che a Venezia. A Venezia mi ricordo non ha mai smesso di piangere un attimo, è stato un dolore per tutti, ma un dolore quasi una cosa dalla quale tu non puoi credere fino a un attimo prima. Certo. E c'era una persona e poi subito dopo non c'è peraltro più. Peraltro lui non si sapeva dei suoi problemi di cuore, non si sapeva, non erano noti, no? Lui, ma lui non ne parlava, no? Mai, non ne parlava mai, si sapevano, però non era una persona che si vittimizzava per questo, anzi era uno che ci scherzava anche su, non era quello che si lasciava. Questo episodio ha cambiato secondo te qualcosa poi nel modo di vedere la vita? Beh, per me è stata una grande lezione, perché fare come primo progetto, poi avevo 25 anni, di conseguenza non pensi mai alla morte e quindi ti sciocca a maggior ragione, perché ti sembra una cosa che possa accadere soltanto alle persone, certo, anziane. E mai alle persone giovani. E quindi è stata una cosa che mi ha tenuto sempre con i piedi per terra e mi ha insegnato a vivere la vita pienamente, senza tralasciare nulla. 5 nomination agli Oscar, Oscar come migliore solo colonna sonora, film più visto dell'anno, Il Postino. Vediamo qualche immagine.
Il postino, l'anno dopo sposi Giulio. E qui c'è l'altra cosina che volevo raccontare, perché questa scaletta che a me è stata data da Gianluca Santoro, uno dei nostri autori, è in realtà opera del papà di Gianluca, il fratello di Gianluca, Massimo. Non c'è più, come non c'è più il papà di Gianluca, ed è stato grazie a Massimo che tu hai conosciuto Giulio. Perché? Ci fa piacere anche ricordarli, perché... Sì, perché Massimo comunque è stato veramente un fratellone. Io quando sono arrivata indietro tutta ero una ragazzina, non conoscevo nessuno, e loro mi hanno accolto nella loro famiglia e mi hanno anche protetta, nel senso che avevo trovato una famiglia vera, perché loro sono una famiglia vera, bella. E Massimo mi invitò a un capodanno a casa sua e lì conobbi Giulio. E lui mi telefonò il giorno dopo, Giulio, Massimo diede il numero a Giulio. Ma Massimo ti chiamò e ti disse... Mi disse, guarda, c'è Giulio che vuole... Che vuole il tuo numero, quindi e gli ho detto, no, gli ho detto no, glielo dare, gli ho detto no, assolutamente no, perché non mi sta simpatico. Ecco, 27 anni 27 insieme, meno male che non si era simpatico. Non mi sta simpatico, e dopodiché lui mi chiamò e gli dissi, guarda, all'inizio non avevo pure capito che era lui. E poi quando mi disse, sono Giulio, voglio sposarti, mi disse... Al telefono? Detto, sì, mi disse, sei libera questo giorno? Io dissi, perché cos'è? All'inizio pensavo che fosse una pubblicità, una cosa. Dice, no, ma sono Giulio, ti ricordi a casa di Massimo? No, perché io ti voglio sposare. Io ho detto, sì, vabbè, ciao. Attaccato. Ah, così, proprio chiuso? Sì, non ero molto pro matrimonio, ti devo dire la verità. Perché avevo paura. Avevo paura, avevo paura che di innamorarmi della persona sbagliata, avevo paura di tante cose, di conseguenza... Eppure tu hai avuto un modello familiare felice, i tuoi genitori erano... Sì, sono stati felici, però ecco, forse ho vissuto... Mia madre è stata quella che ha detto, sai, io mi sono sacrificata, non ho avuto la possibilità di poter lavorare, di poter gratificare me stessa e quindi... lavorate, cioè gratificatevi, perché è il più bel regalo che vi possiate fare, vi dovete amare prima voi e poi gli altri. Allora io forse non ero ancora pronta a rinunciare, avevo paura che questo mi togliesse la libertà, non so il perché, e invece poi non è stato così. Poi in realtà tu hai fatto una bella famiglia, una figlia, Giulia, e la libertà di scegliere l'hai sempre avuta, o hai qualche rimpianto rispetto a qualcosa che avresti potuto fare in questi anni? No, assolutamente no, anche perché Giulio è stato, non mi ha mai detto no. Io mi sono sposata e mi sono trasferita a Los Angeles, dove ci sono stata quasi 10 anni, e da sola, anche perché lui non si è voluto trasferire. E, dopodiché sono rimasta incinta, sono rientrata in Italia, e mi è costato un po', perché comunque mi mancava il modo di lavorare in America, però allo stesso tempo ero felice, perché crescere in Italia io penso che sia il più bel regalo che tu possa fare a un bambino, perché comunque l'Italia è un pozzo di cultura, di arte, di creatività, e quindi ti dà una marcia in più. Crescere qui di sicuro ti dà una marcia in più. E quindi poi c'è stato questo bel post, ve lo faccio vedere, sempre a Salina, che è l'isola, sì, che vi ha visto, che è l'isola del postino, appunto, che ricorda, nel quale tu festeggiavi appunto il tuo compleanno con Giulio, Giulio tuo marito e Giulia. Tu perché hai dato il nome di tuo marito, Giulia? Perché è uguale a lui, perché dall'ecografia l'ho vista e ho detto uguale a te. E poi in realtà lei si chiama Giulia Grazia Maria, perché al contrario è Maria Grazia Giulio. Lei ha i nostri nomi praticamente, perché è l'unica cosa che veramente abbiamo fatto insieme. Poi in realtà io ho sempre detto, guarda, l'unica cosa che ci unisce è l'amore, e poi siamo due persone diverse, non cerchiamo di somigliarci, perché lì nascono i disastri, perché all'inizio dice, ah, perché tu, io sono diversa da te. Amiamoci con le nostre diversità, perché la maggior parte degli errori che fanno tutti quando si mettono insieme, che poi ti aspetti che uno faccia esattamente quello che fai tu. Ma com'è possibile questo? È pura follia. Cioè io sono diversa, non farò mai quello che fai tu. Ci si possono accomunare delle cose, ci può piacere lo stesso piatto, guardare lo stesso film, ma poi siamo due esseri diversi. Grande prova di saggezza questa. Chi te l'ha insegnata? La mamma sempre? Mia madre, ma anche la vita. Senti, peraltro poi leggevo tra le interviste che hai dato,
particolare, insomma, che mi piace molto dirlo qui nello studio, perché tu dici il sesso a 50 anni è migliore che a 20. Ma assolutamente, ecco, sì. Diciamolo a tutte le donne, le ragazze, sì. Non spaventatevi. Io ho fatto una grande campagna, perché quando ho compiuto 50 anni hanno cominciato a dire: ma non ti senti finita? Mai. Ma bisogna mai? Eliminare questi pregiudizi che e ti precludono la vita. Cioè, 50 anni sei ancora una bella donna, ci avrai i tuoi piccoli segni, ma chi se ne frega, esatto. Vuol dire che sei viva, cioè svegliarsi al mattino significa che sei viva, è già un dono della vita. E poi scegli la persona che non ti faccia sentire mai la tua età, perché chi ti fa sentire la sua età vuol dire che è una persona complessata in competizione, che ti deve tirare giù e abbattere. Quindi noi siamo belle a qualsiasi età. La donna è un essere meraviglioso, perché è un essere che dà vita, è un essere di vita e deve essere rispettato. Io per questo mi batto sempre, perché comunque ci sono troppi pregiudizi nei confronti delle donne. Prima perché sei giovane e sei troppo bella, poi perché stai invecchiando, poi perché troppi perché, troppe cose per abbattere la parola donna. E peraltro oggi è importante ricordarlo, ne parleremo durante la puntata, è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e tu hai grande voglia di aiutare il prossimo, perché hai un'associazione contro la violenza sulle donne, e sei una testimonial contro il cancro al seno, quindi insomma mi piace davvero ospitarti oggi per questo. Hai raccontato anche di un orribile episodio che ti è successo, appunto un tentativo di violenza, e soprattutto questa cosa brutta che hai raccontato, che quando sei andata a denunciare non ti credevano, che hai scritto no. Anzi nel libro, che è una roba in Francia peraltro, quindi nella civilissima e laicissima Francia, fosse successo da qualche altra parte avremmo detto è la cultura, eppure la cultura maschilista Ma e la cultura patriarcale esiste. Capita tuttora, tante donne denunciano e viene messa in dubbio la... A te cosa dicevano? A me dicevano che avevo 20 anni, dicevano che ero troppo carina, che comunque una come me se la sarebbe dovuta aspettare, che comunque io provoco e di conseguenza me lo sono meritata anche. E all'inizio ero messo in dubbio che fosse accaduto, pensavano che mi fossi inventata tutto, nonostante io avessi dei lividi e delle vesciche sul collo, perché questa aveva tentato di strapparmi la felpa, di conseguenza avevo dei segni. In un ascensore, no? Stavo entrando in ascensore, ero nel portone. Quest'uomo ti ha seguito? Mi ha seguito, io non ho guardato dietro, perché comunque, come dico anche nel libro, noi donne nasciamo e ci sentiamo subito delle prede, quindi c'è sempre questa sensazione che qualcosa ti possa capitare, quindi mi sono sempre guardata alle spalle, ho visto che entrava, ma era in giacca e cravatta, quindi mi sono subito tranquillizzata, sono arrivata all'ascensore, ho spinto il pulsante e questo mi ha messo le mani a sedere, mi sono girata, è stato un attimo, lui mi ha afferrato dal collo cercando di strapparmi la felpa, non c'è riuscito, allora continua a strattonarmi ed è scivolato, miracolosamente è scivolato su questo marmo ed è finito un paio di metri più distante, e l'ascensore è arrivato, io sono entrata, e per me questo è stato un vero miracolo, perché io ero paralizzata e quindi non sarei riuscita a difendermi. Ecco, quando dicono no, di potete farlo, potete difendervi, no, perché la paura poi... La paura ti paralizza, a meno che tu non cresci e sei da piccola ti insegnano a fare la lottatrice, ma la paura ti paralizza. Certo, ascoltiamo insieme il videomessaggio che la ministra Bonetti, ministra delle pari opportunità, ci ha inviato proprio per la ricorrenza, proprio per la giornata contro la violenza sulle donne. Vediamo. Grazie Serena per questa possibilità di intervenire questo pomeriggio. Ne voglio approfittare per parlare alle donne, alle tante donne che ancora oggi subiscono violenza nelle loro case. Non dovete sentirvi sole. Abbiate il coraggio di denunciare, di chiamare il 1522, di utilizzare l'app, di dire di no alla violenza. Non è mai colpa vostra. Dentro a una relazione di amore non può esistere nessun elemento di violenza. Noi ci siamo, lo Stato c'è, ci sono i centri antiviolenza, le case rifugio, c'è una comunità che è pronta non solo ad accogliere voi e i vostri figli per aiutarvi, ma ad accompagnarvi a costruire una vita di speranza, di coraggio migliore. Ecco, iniziamo così, dicendoci che non siamo sole e dicendoci che la violenza va raccontata con la verità. Non esistono ragioni e non esistono giustificazioni. Chiama il 1522 perché libera puoi ricominciare.
Anche perché sappiamo quanto il lockdown abbia aumentato addirittura del 120% le chiamate al 1522, perché purtroppo si sta chiusi in casa con il proprio carnefice. Assolutamente, poi tante volte il fatto di essere in crisi, anche in crisi economica, tanti uomini hanno perso il lavoro, questo aumentano le frustrazioni e l'uomo la maggior parte delle volte le sfoga sulla parte per lui più facile, la donna, i figli. Quindi sono state tantissime le donne che hanno chiamato, tantissime, la nostra psicologa ha assistito tantissime, perché non si poteva logicamente andare durante il lockdown, era vietato, e anche la polizia non riusciva a intervenire. Però noi ripetevamo, ma si può, questo lo diciamo a tutti, se dovete scappare da violenza, uscite di casa, avete una giustificazione, andate alla più vicina centrale di polizia, non lo potete fare. La solitudine tante volte ti blocca. Esatto, perché... no, però diciamolo, che volendo si può fare, ecco. Assolutamente. Non è proibito, non è che siccome sei in una zona rossa non puoi uscire di casa se tuo marito ti alza le mani, ecco. Assolutamente, puoi scappare, puoi andare nel centro più vicino di polizia o chiamare qualsiasi numero verde di delle varie associazioni e sicuramente ci sarà qualcuno pronto a prenderti e portarti via. Andiamo allo specchio? Andiamo allo specchio. Grazie davvero. E tu che rapporto hai con lo specchio? Abbiamo già detto, tranquilla, ma una volta è vero che ti hanno detto, hai fatto una foto senza trucco e tutti hanno scritto che avevi fatto un lifting, che non c'è niente di male, perché poi chiunque, no? Maria Grazia, noi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Ma assolutamente. Però sì. Però tu non l'hai fatto, giustamente, non l'ho hai detto fatto. Ma perché? Però sono state, devo dire che sono state più le donne. Lì ho capito che le peggiori nemiche di noi stesse siamo proprio noi donne. Perché siamo sempre invidiose, gelose, non sappiamo gioire della bellezza, della creatività, del talento dell'altra. Siamo sempre in competizione. Questa è una cosa che secondo me deve piano piano passare con l'educazione. Dobbiamo educarci ad amare il bello. Io sono stata fortunata perché mia madre mi ha sempre insegnato a guardare il bello, ed è perché è fonte di creatività e di anche di mettersi in discussione, di miglioramento, ma mai di invidia. E quindi è la stessa cosa mia figlia. Mia figlia ha un grande regalo che le ho fatto, è quello di non essere mai invidiosa. Lei non è in competizione mai. Anche quanto si soffre con l'invidia, poi, peraltro, è una roba che... Ti precludi tante belle cose, perché comunque l'invidia non ti fa vivere libera. Ti è capitato di essere invidia, cioè di percepire che qualcuno vicino a te ti invidiasse e fosse quindi una presenza malevola? Tante volte, però lo sono riuscita tante volte a cambiare la persona. A cambiare la persona? La persona con la pazienza, con l'amore, perché tante volte le persone sono invidiose perché sono insicure. Allora, se tu colmi quella insicurezza, riesci anche a liberarla da questo male, perché l'invidia è un male che ti fa vivere, perché non ti fa vivere mai quello che tu hai, tu guardi sempre l'altro e quindi perdi il punto di vista più importante, che è te stesso. Mamma e papà. Papà si chiamava Angelo, faceva Angelo. Il postino, mamma ha 91 anni. Grazia, ti sta guardando perché lei ti guarda sempre. Ed è sono la mia vita. Io devo dire grazie a queste persone fantastiche che hanno sacrificato veramente la loro vita per crescerci, per non farci mancare nulla, senza mai lamentarsi. Cioè, mia madre si borbottava un pochino di più, però lei è stata veramente la fonte di tutta la mia creatività, perché è una donna che non si è mai arresa davanti a niente, a nessuno. Ha fatto i primi due figli, poi a 40, a 43 anni ha avuto gli altri due figli, quando tutti gli dicevano sei troppo vecchia. Ha preso la patente a 43 anni con una quinta elementare, quando le dicevano tutti ma dove vai, sei ormai finita. Quindi è stata una donna che mi ha sempre insegnato che non c'è mai un fine nella vita, se tu hai la voglia, perché la nostra mente è tutto quello che noi veramente abbiamo e ci può rendere dei supereroi, se lo vogliamo, o anche degli angeli. Ascoltiamo questa canzone. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa
credi che ci sia qualcuno che ci protegge? Io ci credo, ma lo so proprio, perché cioè? Comunque mia madre mi ha sempre cresciuta dicendo c'è sempre l'angioletto che ti proteggerà. Poi un po' di anni fa ho incontrato questa persona meravigliosa che è Craig Warrick, questo ragazzo che parla con gli angeli, con il quale siamo diventati amici. Lui ha vissuto per 2 anni a casa mia, sì. Perché stavamo lavorando all'inizio su questo, su un progetto, poi... E ho vissuto 2 anni meravigliosi perché lui mi ha fatto sentire e quasi vedere quello che vede lui e mi ha fatto capire che esistono veramente, che sono accanto a noi sempre, che ci proteggono. Ho visto con lui cambiare tante persone. Perché dici ho visto qualcosa che vede lui? Cioè? Perché lui li vede. Certo, non vede, gli angeli non hanno le ali, tutto quanto, sono delle sfere di luce. Sarebbero che poi prendono. Belli, ecco, gli hanno un angioletto tipo quadro. Sono queste sfere che fluttuano intorno a noi e che prendono sembianze umane e sono le persone, ci portano i messaggi delle persone che sono andate in cielo e sono quelli che ci proteggono. Sono... E tu hai percepito, hai ho visto percepito, queste... Ho percepito, devo dire che devi avere una grande... pazienza, perché non è che dici vedo, fammi vedere, non è così, però devi avere una grande, aumentare la tua sensibilità, quello sì, e poi riesci proprio a sentirli, senti quando ti passano accanto, e sai che ci sono, e ho provato anche ad ascoltare, perché è vero che poi noi viviamo, siamo un'energia, siamo pieni di energia e questa è un'energia meravigliosa che ci accompagnerà tutta la vita. E che messaggio ti ha portato il tuo angelo? Ma mi ha portato un messaggio del mio papà, cose che sapevamo solo io e lui. Davvero? Sì, sì. Ma guarda, io non sono una, mi chiamavano San Tommaso a casa perché io non credevo mai a nulla e dovevo toccare, poi alla fine ho filato pure le dita dentro una presa una volta perché quando ero piccola non credevo, quindi non sono una che si lascia abbindolare dalle cose. Non mi dalle sembri cose, proprio, no? In realtà. E devo dire che quando ho incontrato Craig all'inizio, l'ho studiato, poi siamo diventati amici, lo siamo tuttora e noi a distanza riusciamo a comunicare. E questo messaggio tu come ti è arrivato? Mi è arrivato attraverso questo angelo, lui mi ha detto guarda c'ho un messaggio per te perché io lo chiamo, Craig lo chiamo il postino degli angeli perché lui ha sempre fatto questo, lui porta dei messaggi. Messaggi attraverso i tuoi angeli di persone che sono andate via, messaggi vari. Lui mi ha portato questo messaggio del mio papà perché comunque c'erano delle cose che mi doveva dire ed è stato meraviglioso. Come quando sono stata male, ero in Cina, ero a chilometri di distanza, sono stata male, mi arriva un suo messaggio e mi dice devi bere, devi fare questo e quest'altro. Io l'ho chiamato e ho detto ma come lo fai a sapere che stiamo uno dalla parte e uno dall'altra? Ah, lui non sapeva che tu stavi poco bene? No, lui mi ha scritto, Craig mi ha scritto questo messaggio. Ma non sapeva no, che non tu stavi sapeva. Male in Cina? No, non sapeva niente, nessuno. Ero dall'altra parte, sono stata malissimo. Ma per quale motivo? Ho avuto un avvelenamento. Ah, Da cibo e di conseguenza stavo proprio male e non sapevo neppure come curarmi perché la medicina cinese è un po' diversa dalla nostra e mi è arrivato il messaggio suo e mi dice guarda devi fare questo e quest'altro e poi mi raccomando bevi tanto e io sì, durante l'intossicazione alimentare si beve in effetti. Va bene dai, questa è la prossima puntata però ce la raccontiamo meglio e dagli angeli scendiamo alla terra e a quello che a noi piace, alle gioie della vita, una di quelle si vede è la pizza. Buona! Questa è della mia mamma e io continuo a farla, anzi stasera... La farò perché è il compleanno della mia nipotina Ida e le ho promesso che le facevo la pizza. Io sono, per loro sono mamma zia pizza. Fantastica. Grazie davvero Maria Grazia per essere stata con noi. Grazie. Perché ci hai raccontato tante cose tutte diverse, per cui è bello, no? Quando non ci si annoia mai nei racconti dell'ospite. E davvero grazie a voi. Così ne hai tanti. Ma poi non ci si annoia mai con Maria Grazia. L'ho capito, io non la conoscevo. Mi è piaciuta ora. Tanto, mi è piaciuta tanto. Grazie.